Ah, Il Parisienne, Sutra del immaginavo. cuore è Oh, l'essenza del significato che è immaginavo. contenuto nel Sutra Cavolo. delle perfezioni della saggezza, che appunto insegneremo come prossimo soggetto del Basic. Il soggetto principale che viene spiegato esplicitamente nel Sutra della perfezione della saggezza è la vacuità, per cui il sentiero dal punto di vista della saggezza, dal punto di vista della realizzazione, del modo di ottenere le realizzazioni, quel significato viene spiegato in modo implicito. Il Sutra della perfezione della saggezza sono molto vasti, molto profondi, sono redatti in un modo molto esteso, c'è cioè il Sutra della perfezione della saggezza in 100.000 versi, in 21.000 versi, in 8.000 versi. Tutto il significato profondo che è completo, contenuto in questi sutra, è racchiuso dentro questo soggetto che faremo nel Basic Pro, appunto si chiama il Sutra del cuore o l'essenza della perfezione della saggezza. Tutti voi che siete interessati allo studio e alla pratica, specialmente voi che siete già diventati studenti del Basic Program, questo è un soggetto molto importante. La storia di questo sutra probabilmente molti di voi lo sapete. Avviene nel contesto in cui sul picco dell'avvoltoio un Buddha Shakyamuni in quel momento è assorbito nella concentrazione e tramite il potere della sua concentrazione istiga un dialogo fra Shariputra e Avalokiteshvara che poi si sviluppa il contenuto dell'essenza della perfezione della saggezza o il sutra del cuore. Per cui nell'ambito dello studio di questo insegnamento che faremo parleremo bene di quello che è e da dove proviene questo insegnamento, come è avvenuto, qual è il preambolo, la storia, come si sviluppa questo dialogo, chi sono i presenti, perché sono presenti. Nella spiegazione stessa di questo sutra c'è anche la spiegazione dei cinque sentieri, il sentiero dell'accumulazione, della preparazione, della visione, della meditazione, del non più apprendimento, di come avvengono. Il significato principale mostrato nel sutra della perfezione della saggezza, per cui anche nel sutra del cuore, è la vacuità. Tutto nell'ambito del sentiero Mahayana, anche questi cinque sentieri dell'accumulazione, preparazione, visione, meditazione e apprendimento nell'ambito del sentiero Mahayana, per cui anche lo sviluppo di bodhicitta, della mente, dell'illuminazione, della responsabilità universale. Copriremo tutti questi soggetti importanti, benché il Sutra della perfezione della saggezza, per cui il Sutra del cuore principalmente esplicitamente mostra, spiega la verità ultima, la vacuità, ma implicitamente vengono spiegati anche quelli che sono tutti gli stadi e i livelli graduali di ottenimento delle realizzazioni, per cui in futuro anche coloro che poi sono interessati a entrare nello studio dei trattati, come la Bhissamaya Alankara, per esempio, l'ornamento delle chiare realizzazioni, che appunto spiega principalmente il significato implicito del Sutra del Cuore, l'ottenimento delle varie realizzazioni e la progressione dei sentieri. Quello avrà un grande beneficio nello studiare il Sutra del Cuore, così coloro che vogliono poi studiare in futuro i testi di Nagarjuna come il fondamento della saggezza che spiega direttamente la vacuità. Ecco, lo studio del Sutra del Cuore diventa come una base perfetta per poi gli studi che si faranno in futuro. Per cui questo diventa uno studio molto importante anche per la propria pratica. Coloro che potranno partecipare a questi studi, sia che venite residenti, sia che fate questo studio online, siete estremamente fortunati perché questo studio racchiude il significato di tutte le scritture, di tutti gli insegnamenti di Buddha, in cui non vedo l'ora di iniziare e vi aspetto tanti e con tanta gioia ed entusiasmo. Un caloroso Tashi De Lei a tutti voi.